Aumentano i casi di contagio da Covid-19 in Italia. In tutto, tra malati, guariti e decessi, sono 31.506. In Sicilia oggi si è registrata la quarta vittima. Si tratta di una donna anziana deceduta nell'ospedale di Leonforte. Il governatore Musumeci chiede più controlli sullo stretto di Sicilia. Tante, troppe le fake news che stanno circolando sul web e non solo in relazione all'emergenza coronavirus. Attraverso post contraffatti vengono diffuse notizie false che generano paura e panico. Denunciata per procurato allarme una giovane adranita. Solidarietà diventa la parola d'ordine in questo momento di emergenza. A Paternò i primi a muoversi, i giovani che chiedono aiuto a sostegno dei più deboli della città. In questo momento così difficile e delicato per tutti a causa dell'emergenza coronavirus, attraverso un video gli studenti del terzo circolo didattico di Paternò hanno voluto lanciare un forte messaggio di speranza. Dio sopra la tempesta, le parole del cardinale Angelo Comastri per crescere nella fede. Niente raccolta dei rifiuti oggi ad Adrano per la protesta di molti operatori ecologici che chiedevano più sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella tarda mattinata la protesta è rientrata e domani i netturbini saranno al lavoro. Buonasera e benvenuti a questo nostro consueto spazio dedicato all'informazione. Aumentano i casi di contagio da Covid-19 in Italia. In tutto, tra malati, guariti e decessi, sono 31.506. In Sicilia oggi è stata registrata la quarta vittima. Si tratta di una donna anziana deceduta nell'ospedale di Leonforte. Il governatore Nello Musumeci chiede più controlli sullo stretto di Messina. Sentiamo. 2.989 contagi in più rispetto a ieri in Italia, 345 morti e 192 guariti. In tutto si contano 31.506 casi, tra questi 2.941 guariti e 2.503 decessi, 26.062 i malati da Covid-19. Questo è il bollettino di oggi, il coronavirus non lascia tregua, questa potrebbe essere la fase del picco, prima dell'atteso decremento che dovrebbe, almeno si spera, arrivare nei prossimi giorni. Il 10% delle persone infettate in Italia, ha detto Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale, si trovano in terapia intensiva. In Sicilia i casi aumentano e rispetto a ieri si contano 24 contagi in più e soprattutto un decesso in più. Un'anziana donna è morta all'ospedale di Leonforte nell'Ennese, portando a 4 il numero dei decessi nell'isola. In Sicilia sono 113 le persone ricoverate, di cui 28 in terapia intensiva e 112 in isolamento, 8 i guariti e 4 i decessi, 53 le persone ricoverate a Catania, provincia di Catania, che resta quella con più contagi, 108, quasi il 50% del numero complessivo dei casi nella regione. Rispetto a ieri il numero dei contagi nella provincia di Catania è aumentato di 12 unità. Insomma, i contagi in Sicilia aumentano, ma i numeri restano sostanzialmente contenuti. E intanto, dopo l'isolamento della Sicilia, il governatore Nello Musumeci invoca più controlli sullo stretto di Messina. Quello che avviene in queste ore al porto di Villa San Giovanni è grave, ha detto il governatore siciliano. Soltanto una pattuglia della polizia per i controlli ai pullman e alle automobili in attesa di imbarcarsi sui traghetti per la Sicilia, malgrado il provvedimento di divieto emanato ieri dal ministro dei trasporti su mia richiesta. Non ci si è resi conto della gravità della situazione. Sullo stretto sono rimaste solo poche guardie del corpo forestale regionale ad eseguire i controlli, ha continuato Musumeci, di fronte a migliaia di mezzi in arrivo con persone di cui non conosciamo lo stato di salute. Al ministro dell'interno, ha concluso Musumeci, di cui ho apprezzato la disponibilità in questi giorni per altri problemi, faccio appello affinché disponga sullo stretto di Messina quanti più uomini in divisa per creare una cintura che lascia entrare sull'isola solo chi ne ha diritto. Tante, troppe le fake news che stanno circolando sul web e non solo in relazione all'emergenza coronavirus. Attraverso post contraffatti vengono diffuse notizie false che generano paura e panico. Denunciata per procurato allarme una giovane adranita. In un momento così delicato in cui, per ovvie ragioni, l'informazione è focalizzata sull'emergenza coronavirus e dovendo fare i conti con dati spesso allarmanti e notizie che nessuno vorrebbe mai dover dare, purtroppo, essendo questa l'era dei social, sono tanti, diciamo anche troppi, i cosiddetti leoni da tastiera che per qualche like in più si improvvisano comunicatori e giornalisti diffondendo notizie false ed allarmanti. Denunciata per procurato allarme dai carabinieri della stazione di Biancavilla una giovane adranita, a seguito di un'attività
attività di indagine informatica condotta dai militari dell'arma è stato possibile risalire alla ragazza che, spacciandosi per giornalista e falsificando il logo del profilo dell'emittente locale Videostar, avrebbe pubblicato su Facebook un falso post attraverso il quale si asseriva che nel comprensorio di Adrano e Biancavilla fossero stati registrati 7 casi di contagio da coronavirus. Un atteggiamento che lascia tutti senza parole e con l'amaro in bocca. Non si può e non si deve sprecare tempo scatenando panico immotivato e infondato tra la gente. Non si può per senso civico, questo sconosciuto. Non si può per rispetto di tutte quelle persone, tra cui medici ed infermieri, che ogni giorno rischiano la vita per salvare altre vite umane. Non si può per il bene di ognuno di noi e per la necessità che ad essere diffuse siano solo notizie vere ed utili alla collettività. Ma questo purtroppo non è l'unico caso di fake news circolato sui social in questi giorni. Situazione analoga anche quella denunciata dal profilo Facebook 95047.it. In questo caso il falso post annunciava 3 casi di Covid-19 a Paternò. Ma tante altre false notizie, come già detto, continuano purtroppo a circolare sia su Facebook che attraverso note vocali condivise su WhatsApp. Anche nel pieno rispetto di chi questo mestiere lo fa seriamente e con coscienza, invitiamo tutti a verificare la fonte prima di condividere le notizie. È arrivato il momento di dire basta, e per poterlo fare è necessario l'aiuto da parte di tutti. Nuove disposizioni per i vigili del fuoco dei distaccamenti del territorio. Da alcuni giorni è stato deciso di prolungare i turni per ogni squadra con il lavoro esteso a 24 ore giornaliere e 3 giorni di riposo. La nuova disposizione si protrarrà al momento fino al prossimo 25 marzo e ha l'obiettivo di ridurre gli spostamenti dei pompieri per evitare eventuali casi di contagio. I vigili del fuoco evidenziano che al momento si riesca a far fronte alla situazione visti i numeri notevolmente ridotti di interventi. Solidarietà diventa la parola d'ordine in questo momento di emergenza a Paternò. I primi a muoversi sono i giovani che chiedono aiuto a sostegno dei più deboli della città. In questo momento di emergenza gli spostamenti si sono ridotti al minimo. Grande attenzione c'è soprattutto per anziani, malati e diversamente abili. Per loro già da diversi giorni sono attivi più punti per poter portare la spesa a domicilio. I primi a lanciare l'iniziativa sono stati i giovani di Muoviti Paternò, cui si sono aggiunti pian piano altre associazioni, il Comune di Paternò, con l'unico scopo di essere solidali in questo momento di grande bisogno. Le richieste però con il passare dei giorni si sono moltiplicate, da qui la necessità di riuscire a riorganizzare l'attività, come evidenzia Francesco Mascali dell'associazione Muoviti Paternò. Sappiamo che è un momento complicato, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno di volontari per portare avanti il servizio di consegne agli anziani e agli immunodepressi, della spesa e dei medicinali che stiamo effettuando in questi giorni a Paternò. E quindi vi chiediamo due cose. La prima cosa è di offrirvi come volontari, sia come singoli sia come associazioni, per collaborare con noi. La seconda cosa che vi chiediamo è di tenere una condotta. Prima di uscire di casa andate a citofonare, andate a bussare alla porta dell'anziano che vive nel vostro condominio o nella vostra via. Chiedetegli se ha bisogno di qualcosa, se ha bisogno della spesa o delle medicine, e quando fate le vostre commissioni pensate anche a loro. Così facendo riusciremo a coprire tutta la città, riusciremo a rendere il servizio più efficiente e più sicuro e riusciremo finalmente a uscire in maniera più rapida da questa emergenza che ci ha coinvolti tutti quanti. Altra iniziativa riguarda invece la bisaccia del Pellegrino. Anche in questo caso sono sempre i giovani della città i protagonisti. Loro a lanciare l'appello con una raccolta fondi da destinare alla mensa sociale. In questo momento così difficile, scrivono, molte persone non possono lavorare e già precedentemente non potevano permettersi beni di prima necessità. Immaginiamo ora. Dedicare un pensiero al bene di chi non ha nulla, sperando che questa situazione non lo danneggi ancora di più, può arricchire la nostra umanità proprio ora che stiamo riscoprendo il valore delle abitudini che davamo per scontate. Vale la pena ricordarci di chi a quelle abitudini ha rinunciato. La bisalcia del Pellegrino, continuano i giovani, sta continuando il suo operato. Sabato hanno servito più di 80 pasti con servizio d'asporto, stanno affrontando molte spese impreviste. Da qui l'appello a donare.
Per poter donare bisogna utilizzare la piattaforma di GoFundMe all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. In questo momento così difficile e delicato per tutti a causa dell'emergenza, attraverso un video gli studenti del terzo circolo didattico di Paternò hanno voluto lanciare un forte messaggio di speranza. I bambini del terzo circolo didattico di Paternò hanno voluto realizzare un video attraverso il quale poter diffondere un messaggio di speranza: andrà tutto bene. L'idea, partita in modo spontaneo proprio dai bambini, aiutati dai genitori, si è trasformata in un bellissimo video grazie anche al dirigente scolastico Maria Giovanna Cafici, alla vicaria Antonella Foco, a tutte le insegnanti e all'operatore digitale. Il messaggio è forte e chiaro: andrà tutto bene, insieme riusciremo uniti a sconfiggerlo. Coronavirus. Con ordine e rigore, osservando naturalmente atteggiamenti virtuosi, insieme riusciremo uniti a sconfiggerlo. Hashtag io resto a casa. Incendio questa notte a Motta Sant'Anastasia, una Smart ha preso fuoco lungo una stradina di campagna lungo la provinciale 13. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e i carabinieri. L'allarme è scattato all'1:50 di notte, non chiaro cosa abbia fatto scattare l'allarme vista l'ora tarda e il coprifuoco. Quasi certamente si è trattato di un incendio doloso. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà tra poco. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post-vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. Da Energreen Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kW, chiavi in mano, a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale, chiavi in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kW, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta, proponendo in alternativa un impianto da 6 kW a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it.
Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Incendio a Mister Bianco in piazzale Milicio, dove c'era in sosta un camion dei panini. Con la struttura chiusa, qualcuno poco dopo le 19 ha gettato benzina al mezzo e poi ha appiccato il fuoco. Le fiamme non si sono propagate a tutto il mezzo. Il fuoco è stato poi domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Catania. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Mister Bianco per le indagini. Trovata una tanica di benzina parzialmente vuota, non chiari ancora i motivi del gesto. Dio sopra la tempesta, le parole del cardinale Angelo Comastri per crescere nella fede. Sentiamo. Tornano ad aprire le parrocchie per permettere ai fedeli momenti di preghiera, oltre a potersi anche confessare mentre si continua a celebrare messa a porte chiuse. Anche i sacerdoti di Paternò celebrano nelle diverse parrocchie diffondendo la Santa Messa grazie ai social. La parola di Dio dunque corre sul web. I cristiani si aggrappano alla fede per superare il difficile momento. La fede è la prima arma, come evidenzia il vicario del Papa, il cardinale Angelo Comastri. Per quanto riguarda la situazione della Chiesa in questo momento, mi viene in mente un episodio raccontato da Matteo, Marco e Luca concordemente, la tempesta sul mare di Galilea. Raccontano gli evangelisti che un giorno attraversavano il mare di Galilea, erano sulla barca, e guarda caso Gesù si mette a poppa. In particolare lo dice San Marco, che ripete le catechesi di San Pietro, pensiamo. Ebbene, Gesù si mette a poppa e si addormenta, volutamente, chiaramente. Mentre Gesù riposa, si leva la tempesta, il mare comincia ad agitarsi, le onde cominciano a diventare furiose, gli apostoli hanno paura, svegliano Gesù. Signore, salvaci, perdiamo, affondiamo! Gesù si sveglia, si alza, comanda al vento, comanda al mare, fermati, placati, tutto ritorna calmo. E Gesù si rivolge agli apostoli e dice, perché avete avuto paura? Gente di poca fede. Nelle tempeste dobbiamo sempre ricordare che Dio è sopra la tempesta e Dio può tirarci fuori da ogni tempesta, purché abbiamo fede, purché apriamo il cuore a Lui con l'umiltà del credente. Don Divo Barsotti un giorno disse, un grande sacerdote, il vero pericolo della Chiesa, il vero rischio della Chiesa è la pochezza di fede o la mancanza di fede. Non per nulla Gesù ha detto, quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? È un bel ammonimento, è un invito a crescere nella fede. Questa epidemia, improvvisa, inattesa, rapidissima, ci fa riflettere. E la prima riflessione è questa. In poco tempo l'Italia, l'Europa e il mondo sembrano in ginocchio. Siamo tutti invitati a fare un grande bagno di umiltà. Non siamo i padroni del mondo. Siamo piccoli, siamo fragili, siamo molto spesso aggredibili. Per questo dobbiamo darci la mano gli uni con gli altri e soprattutto aggrapparci al Signore. Maria Teresa diceva, Dio è la trave che tiene in piedi il tetto. Se togliamo la trave, casca il tetto. Dobbiamo aggrapparci al Signore. Questo è il primo grande invito. Secondo grande insegnamento. Sentivo ieri, in un'intervista radiofonica, un giovane che ha detto, se mi togliete la partita di calcio, se mi togliete la discoteca, cosa mi resta? Cos'è lo scopo della mia vita? Ecco la grande riflessione. Dobbiamo ritrovare l'essenziale. L'essenziale non è il divertimento, l'essenziale non è il denaro, l'essenziale non è il successo. Nel 1970, per raccontare un particolare che può far riflettere, Mario Soldati, un buon giornalista, andò in Svezia per cantare il paradiso svedese e rimase diversi mesi in Svezia. La conclusione fu un libro, ancora si può trovare, che ha questo titolo, I disperati del benessere. E Mario Soldati dice in quel libro, è una società organizzata in maniera meravigliosa, però lì manca qualcosa. C'è il più alto tasso dei suicidi. Lì manca qualcosa. Non ho avuto il coraggio di dire lì manca Dio. Niente raccolta di rifiuti oggi ad Adrano per la protesta di molti operatori ecologici che chiedevano più sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella tarda mattinata la protesta è rientrata e domani i netturbini saranno al lavoro regolarmente.
Tanti sacchetti della spazzatura sono rimasti questa mattina sui marciapiedi di molte strade di Adano. Oggi infatti la raccolta dei rifiuti non è stata effettuata in tutto il territorio comunale a causa della protesta di molti operatori ecologici che oggi si sono fermati perché chiedono garanzie per la loro attività lavorativa in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al contagio dal coronavirus. I lavoratori affermano che dalla ditta hanno ricevuto mascherine che però non sono idonee per il loro lavoro. Chiedono anche una particolare tuta da indossare sopra i vestiti. I netturbini erano pronti a sospendere la loro attività lavorativa anche per le prossime giornate, ma fortunatamente la protesta è rientrata. Ma ecco la cronaca della convulsa giornata di oggi all'isola ecologica di Adano e cosa aveva detto questa mattina Giuseppe Bua del sindacato USB. Ci chiediamo scusa per i disagi che si stanno creando alle cittadinanze, ma questo è dovuto al fatto di prendere precauzione per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro. In base al decreto ministeriale che è stato emanato dal Presidente del Consiglio, noi chiediamo maggiore tutela per i lavoratori. Quindi per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale abbiamo molta ma molta carenza. Per quanto riguarda l'igienizzare i luoghi di lavoro e i mezzi che noi abbiamo a disposizione per fare la raccolta è carente. Quindi chiediamo all'azienda con questa protesta di voler prendere seri provvedimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, perché noi abbiamo le nostre famiglie, prima ci dobbiamo tutelare noi, salvaguardare le nostre famiglie e tutti coloro che ci stanno vicino. Noi con questi abiti veniamo al lavoro e con questi abiti ritorniamo a casa in questa maniera, perché non abbiamo neanche la possibilità qui in cantiere di poter avere armadietti per mettere gli abiti civili, non abbiamo nella possibilità di farci la doccia per quanto riguarda ritornare a casa almeno con gli abiti civili e scongiurare al minimo il disagio che si viene a creare, quindi scongiurare il contagio. Il rischio zero non esiste, questo è chiaro, lo sappiamo tutti, però quello che è possibile evitare noi dobbiamo riuscire ad evitarlo. Ecco, la nostra protesta è improntata su questa. Ecco, tutti gli organi competenti che possano cercare di risolvere il problema si facciano avanti e cercano di risolvere i problemi che abbiamo noi in cantiere. Noi siamo qua a disposizione affinché possiamo risolvere i problemi dei cittadini, quindi togliere tutto quello che c'è da togliere per quanto riguarda la differenziata, quindi la spazzatura. Però metteteci in condizione di poter lavorare serenamente e possiamo essere sereni noi e quindi a sua volta far star serena anche tutta la famiglia. La ditta ha detto che vi ha fornito le mascherine, i guanti e altro. Cosa rispondete? Allora, stamattina è successo che l'azienda ha portato un po' di mascherine per i lavoratori. Allorché appena abbiamo aperto queste buste dove contenevano le mascherine, molti di queste mascherine erano praticamente non erano buone perché erano con del colore nero all'interno, non si riesce a capire. Ovviamente i lavoratori questo li ha preoccupato un po' perché non sapendo che cosa mettere davanti al viso, hanno avuto paura di metterle. Ecco, sono state rifiutate queste mascherine, evidentemente erano conservate in cattivo stato. E allora chiediamo all'azienda di provvedere con dei dispositivi che possano veramente metterci in sicurezza. Hai parlato di protesta, continuerà? Ma non possiamo tornare indietro, cioè, la protesta non vale oggi, se non ci sono i dispositivi che ci possono garantire la nostra incolumità e quella dei nostri familiari, la protesta ovviamente non si ferma, anzi invito tutti i colleghi che in questo momento stanno prendendo alla leggera questa situazione, cerchiamo di evitare al minimo questo contagio, quindi chiediamo collaborazione anche da parte dei colleghi, perché qua ancora da Adrano non si è verificato nessun caso, ma vogliamo che non si verifichi nessun caso da Adrano. Ecco, però per fare questo dobbiamo contenere questo problema nel migliore dei modi possibili. La paura c'è, è inutile che ce lo nascondiamo, si vede in giro, non c'è quasi nessuno in giro e quindi noi siamo maggiormente esposti insieme agli operatori sanitari, insieme ai medici, siamo tutti quelli che gli operatori ecologici, forse se ne parla molto ma molto di meno di questa categoria, però vi assicuro che siamo a contatto con la spazzatura, quindi siamo a contatto con degli agenti che possono veramente farci stare male.
Come accennato, la protesta è rientrata dopo l'incontro risolutivo che si è svolto alle 13, al quale hanno partecipato, oltre ai lavoratori e rappresentanti della ditta, anche il dottore Paolo Leone, dirigente del commissariato di polizia di Adano, che ha svolto un ruolo importante. A comunicare alla nostra redazione che la protesta dei lavoratori è stata annullata è stato sempre il rappresentante sindacale Giuseppe Bua. Domani torneremo al lavoro, dice Bua, perché la ditta ci ha garantito che ci fornirà gli strumenti per poter lavorare in sicurezza, quindi mascherine idonee, tuta bianca e guanti. Alla luce di tutto questo revochiamo la nostra protesta, il cui obiettivo era quello di avere strumenti idonei per lavorare in sicurezza per noi, per le nostre famiglie e per i cittadini. La ditta deve fornirci, conclude Bua, i dispositivi di sicurezza individuali per contratto e a maggiore ragione lo deve fare in questo periodo di emergenza. Dunque domani operatori ecologici di nuovo regolarmente al lavoro ad Adano e così è stata scongiurata una emergenza nell'emergenza. Con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto ancora una volta la nostra informazione. A tutti voi una buona serata.